Da fratello, da fratello del grandissimo al fratello del grandissimo Luciano Ligabue, ho capito adesso, al fratello del grandissimo Luciano Ligabue, saluta, salutami tuo fratello. Perché io ho amato da morire. No, dico, c'è sta lui, poi a Fio De Berto, rimani va a Via De Ramazzotti, abbiamo fatto la grande partita. E... meno male che mi pare il geologo, così resta a casa. Allora. Allora, visto che mi accompagnerà dolcemente Kurt Cobain stasera e pensavo era morto, vedi che ogni tanto ricinciano un po', vedi? Sarà stata la crisi, no? E la dedico alla casa di Peter Pan, a parte gli scherzi, con amore, perché sul dolore non c'è scherzo. Però io ho fatto una storia con tutti i farmaci che mi sono preso io in vita mia, e quindi un'oretta la devo finire, ma non te preoccupare, gli altri ospiti saltano, scherzo. Allora, vedi come se muore, direi, ambientato. A Pontaren, mi dicono sì, Fulford. Scevrò, poi tac, Pierina, amica mia, e a forza di farle serenase, toccate, in un Actimel me so busco van broken oro. Oh, di notte c'erano zeri non grati, non fa bene a gol, ma nome Flector per l'artrosilene, ma proprio lì, proprio lì, è un antium, proprio... ma un malox che mi ha commentini in un momento. Collegio. Mi dicono Casperina, ma dove vivi? Vivi in C. La Sonil. Che io odo, sa? Ma fatemi il Brasil, va. Vedi che gentalin che c'è stato, non capisco niente, io sto al multicentrum, qua scritto attenti al canister, ma tranquilli, muove la codex, è buono, sto in Viagra, oh, ma il mio ancora va sopra, è ancora ben attivo. A proposito, sto con Valeriana che quando mi fissan mi fa venire l'ansiolin. Certo, non è Anna Falqui, piena di bruven. Infatti dico, ma d'amore, ma che todo l'ha fatto? Vabbè, poi quando mi dice resti, poi... e la luce dei miei occhi, stavamo nella stessa aula in scuola, sì, era proprio Vixinex de banco, proprio, anche se lei in preparazione H, proprio, vedo che molti la usano purtroppo, ecco perché restano seduti, perché, beh, totalmente no, più brava nella prosa che nella poesia, io per lei ho fatto dei poil, proprio... Le ho detto, te compro quello che vuoi, un aereo, te compro un aereo, lei mi fa un aereo solo, vabbè, meglio che Isomar, che te vuoi? Io con lei vorrei vivere con tantum verde intorno, fumarmi fiori di bacca, mangiare ananase agruit sotto un eucalipto in mezzo alla pece d'allumina, perché un ninja stivo Antonetto, un locale coi tavor de fuori, più che altro stanno tutti fuori coi tavor. Ma coi Dampax che corrono
uno si immagina proprio i tampax che corso. L'ho dovuto chiudere così, non mi pento da averlo fatto, la crisi ne vale una pena, così in modium o in un altro optalidon per andare all'estero, e che vedo di entrerò un germino. Marco Liapue. Lui mi ha detto vieni che fai pubblicità allo spettacolo che debutta, ma non lo farò per rispetto della serata, non dirò dove sono, no, come lui si sta avviando il culo. Grazie, grazie. Hai vinto la chiudenza, no, hai visitato Roma. Poi vengono dove si diverte la gente, infatti dicono non andate a dire, lo spettacolo era schifo, proprio non si diverte, la gente non ride. Dai, quando parlo questo spettacolo? È già partito come me. Tranquilli, ci rivediamo in televisione nel 2040, io tornerò presto e farò... Aspettate, lo si fa pagare degli anziani. Grazie a tutti, un applauso grandissimo a te, Andrea.